Casa Energy. Buona serata a tutti gli ascoltatori, questa è Casa Energy su Radio Energy. Sono Francesco Risso, oggi ospite del nostro appuntamento Giovanni Minerba, direttore del 26esimo GLBT Film Festival da Sodoma a Hollywood, che si svolgerà a Torino dal 28 aprile al 4 maggio. Buonasera direttore, ben trovato. Buonasera a voi. Anche quest'anno un ricchissimo programma. Per quanto mi riguarda sì, ricchissimo, ma soprattutto bellissimo secondo me. Poi, come si dice, ai posteri la tua sentenza. Quali saranno le tematiche che toccherà il festival? Purtroppo quella predominante è l'omofobia. E poi ci sono molti film divertenti, con tematiche un pochino più semplici o più accessibili, diciamo, non perché quelle sull'omofobia non sono accessibili, ma sono in qualche situazione anche dolorose, quindi come il focus sull'Iran, che credo sia abbastanza necessario pensarci. Oltre a questi focus dovrebbe essercene un terzo dedicato alla modella Verushka, quindi un connubio, no, tra cinema e moda. È un focus dedicato alla moda, quindi in questi casi come madrina piuttosto accompagnatrice di questa sessione, Fox Moda, abbiamo avuto l'occasione, quindi con piacere verrà a trovarci Verushka, una, diciamo, delle modelle più importanti degli anni 70-80, se vogliamo, riconoscibile anche ai giorni nostri. Nel corso della scorsa edizione il festival ha introdotto un'importante novità, l'istituzione del premio Dorian Gray. Anche quest'anno suppongo ci sia un premio alla carriera. Sì, l'anno scorso abbiamo cominciato con James Ivory, quest'anno il premio sarà a Lindsay Kemp. Lindsay Kemp, personaggio, un artista poliedrico, ha fatto cinema, ha fatto il suo teatro, ha fatto la sua danza, quindi ci sembrava importante anche inserire un discorso più ampio rispetto all'arte, piuttosto che soltanto al cinema. Ancora una buona serata da Francesco Risso, questa è Casa Energy su Radio Energy, ospite di questa sera Giovanni Minerba, direttore del 26esimo GLBT Film Festival da Sodoma a Hollywood, che si svolgerà a Torino dal 28 aprile al 4 maggio. Direttore, anche quest'anno non mancheranno gli omaggi. C'è un omaggio all'interno di Lesbian Romance, che è questa sezione dedicata al cinema, al femminile, tra virgolette, chiamiamolo così, un omaggio a Shamin Sherif, un omaggio più importante in un certo senso è all'Unità d'Italia, c'è una sezione che si chiama Vintage, il nostro risorgimento, una breve, 10 titoli, una breve retrospettiva sul cinema tematico per dare un'idea, quel minimo di far capire come sono cambiati i tempi, qual è stata l'evoluzione dell'affrontare queste tematiche nel cinema italiano. Ha fatto riferimento prima a Shamin Sharif, ospite d'onore di questo festival. Ci saranno anche ospiti italiani? Gli italiani sarà ospite, nonché padrino di una sezione del Midnight Madness, Dario Argento, chi meglio di lui poteva essere per una sezione così dedicata, diciamo, a quella che è la tematica, quelle che sono le tematiche del suo cinema. Quindi sarà a Torino il giorno 29 con un incontro con lui, presenterà il film la sera, anche questo con molto piacere, lui ha accettato il nostro invito e ovviamente fa piacere anche a noi. L'Italia sarà presente al concorso, oltre a tutti gli altri paesi, con tre autori, tra l'altro torinesi. Tre autori torinesi. Roberto Cuzzillo, un bel lavoro, il suo ultimo lavoro è Camminando Verso, Chiara Pacilli e Enzo Facente con un documentario su quello che è stato e che è il mondo delle drag queen. Quello che è stato non era
il mondo delle drag queen, ma dei trasformisti, chiamiamoli così, è quello che è affrontato quello dei giorni nostri, appunto, delle drag queen. Questo festival, un evento ormai internazionale che vede la presenza della stampa estera, molti sponsor e molti partner. Quali sono le sue aspettative, direttore? Ma le mie aspettative sono quelle, sia quando posso fisicamente, vista la mia età, di continuare a fare il festival, e per quanto riguarda l'edizione di quest'anno, che il programma piaccia tutto o in qualche modo al nostro pubblico affettuoso e sempre presente. Casa Energy su Radio Energy, ancora una buona serata da Francesco Risso, nostro ospite oggi Giovanni Minerba, direttore del 26esimo GLBT Film Festival da Sodoma a Hollywood, che si svolgerà a Torino dal 28 aprile al 4 maggio. Direttore, ci saranno anche eventi collaterali, no? Un appuntamento con la letteratura dal titolo A qualcuno piace libro. Tutti gli anni, da un po' di anni a questa parte, noi raccogliamo le ultime novità editoriali, letteratura e no, saggi da presentare, da far conoscere nel modo migliore possibile. Quest'anno c'è un bel programma, credo che sia una delle iniziative collaterali molto importanti per il nostro festival e per il nostro pubblico, ovviamente sempre. Sempre un pubblico numeroso, vuole fare un invito ai radioascoltatori a partecipare, ad assistere ai film di questo festival? Io dico sempre, se perdete un film bello, avete perso qualche emozione per la vostra vita, quindi non mancate. Grazie a Gianni Minerba per essere stato nostro ospite questa sera. Grazie a voi, buona serata a tutti. L'appuntamento con Casa Energy è rinnovato a giovedì prossimo, sempre alle 18.15 qui su Radio Energy. Grazie a Luca Ferrari per la parte tecnica e a Ferdinando Calcagnile in redazione. Sono Francesco Risso, vi auguro una meravigliosa serata.